sempre tre parole, Vincent Bagnieri è il mio film più personale e insomma no, è nato da un po' da un'esperienza mia di quando ero piccolo, che dei miei primi approcci con la musica, che per me è importantissima e influenza tantissimo anche il lavoro che faccio. E a Salerno, no, c'era, diciamo, nella zona in cui abitavo io non c'era proprio il negozio di dischi, quindi per comprare la musica andavi da una bancarella e lui ti faceva, gli dicevi l'album che volevi e lui ti faceva due semplici, una semplice domanda, ti diceva: ma la vuoi falsa o falsa originale? E io, che non vado a spese, la prendevo falsa originale, ovvero Mixed by Harry, che era qualcuno la conoscerà, insomma era la prima etichetta discografica italiana, avrei preso dopo. E il primo pirata. Era il primo pirata ed era la più piratata di tutte. E la gente non ci capiva niente, perché diceva: ma questa roba è pirata? Cioè, no, questa è originale. E quindi alla fine sono andato a scavare, ho scoperto una storia bellissima che vorrò raccontare in qualche modo.